Il centro storico di Mottola, la Schiavonia, pronto a vivere il Natale. La cittadina bardata festa per rivivere le emozioni del periodo più suggestivo dell'anno. Presentato presso la sede di Puglia Promozione a Taranto, il presepe vivente unico ed evocativo che saprà trasformare Mottola in una piccola Betlemme. Negli angoli suggestivi della cittadina, ricca di fascino antico, saranno riproposti scorci di vita passata. Un percorso affascinante tra le capanne di pastore, del fabbro, del falegname, passando tra le brave massaie, il calzolaio, il pescatore e il cestaio, sino a giungere ai piedi della Santa Natività. Il tutto realizzato artigianalmente, frutto di un lungo e sapiente lavoro con l'utilizzo di palme, canne, legna, paglia e pietra tufacea, il tutto per rendere l'atmosfera antica e unica. Fino a poco tempo fa, un paio di anni fa, lo facevo nelle camerette che ci dava la Proloco. Poi l'anno scorso e quest'anno ho deciso di fare un qualcosa un po' più di diverso, di rivitalizzare e fare qualcosa nel centro storico per poter portare un po' di gente e rivalorizzare il centro storico. In due serate, il 16 e il 30 dicembre a partire dalle ore 19, la nascita del bambinello, un'iniziativa questa che ha ottenuto il patrocinio dell'amministrazione comunale che si rinnova per il secondo anno con tante novità. Seguiremo in chiave popolare appunto i brani tradizionali natalizi più celebri, quindi Bianco Natale, Astro del Ciel, Din Don Dan e molti altri. Ovviamente non ci sarà solo il gruppo I Cuvra ad allietare il percorso che Angelo Filomena ha costruito con tanta passione, ma anche gli Zamponiari di Puglia e una corale itinerante molto celebre nel nostro territorio, che sono i Cantori di Puglia.